Voi avete usato chiaramente dei contenuti forti di chi vive il problema in prima persona. Volevo però chiedere, perché lì l'equivoco che è un po' nato, se effettivamente la sua era una cosa relativa, ecco, circostanziata a questa zona di Sanremo, o se è un'opinione un po' più generale della città in cui ha avuto piacere di soggiornare. Ma no, guardi, io ho visto questa zona dove abita Natasha, poi anche i suoi vicini, Riccardo, quelli che hanno la. Trovo che è lasciato in modo abbastanza preoccupante, perché se viene una mareggiata, io ho sempre pensato, se viene una mareggiata forte, porta via il primo piano degli appartamenti. Io mi meraviglio che abbiano dato il permesso di costruzione così vicino al mare. Certo. Ho capito. Ancora una battuta, se posso. Lei magari anche per le sue esperienze artistiche avrà avuto occasione di frequentare Sanremo anche in altri contesti. Il ricordo che ha di Sanremo è, come dire, influenzato fortemente da questa situazione di degrado, oppure ricorda anche Ma momenti e no, una città Sanremo diversa, ecco. è un posto meraviglioso, un posto incantevole, che ha una vegetazione, dei fiori, il mare, la bellezza, la situazione, sì, questa conca meravigliosa, questo clima straordinario. Allora, va valorizzato, va tenuto prezioso, non lasciare degli angoli da terzo mondo e lasciare che il degrado avanzi. È una perla preziosa che va custodita con grande cura, con grande amore. Natasha Chiarlo, lei è l'assistente artistica del maestro Sì. Uto Ughi e oggi la notizia del giorno è diventata una sua lettera condivisa chiaramente con il maestro, che insomma mostra un forte degrado in questa zona dove voi avete la casa e venite qui in villeggiatura, e quindi siamo qui per chiedervi appunto quali sono i problemi e se questo accostamento col degrado e Sanremo è un accostamento circostanziato a questa zona, oppure ritenete che Sanremo sia una città in qualche modo da abbandonare. Sì, io ho comprato casa qui a Sanremo 1 anno e mezzo fa, il maestro Ughi viene tutti gli anni ospite proprio perché lavoriamo insieme. È un posto meraviglioso, ho scelto questa zona proprio perché è stupendo, è un angolo meraviglioso, siamo proprio vicino al mare, stupendo. Dispiace purtroppo vedere questo degrado, diciamo che è una piccola parte che si potrebbe assolutamente sistemare, ma soprattutto io e comunque anche altri condomini siamo un po' preoccupati per il discorso mareggiate che negli ultimi anni si sono verificate in maniera molto più importante, per cui è un discorso più che tutto sulla sicurezza, cioè noi puntiamo sulla sicurezza. Poi certo che se viene anche curato in particolar modo così l'area, certo ne guadagna Sanremo, perché Sanremo è una città meravigliosa, come ha detto il maestro, è una perla e vogliamo stare in sicurezza, soprattutto questo, noi desideriamo goderci la vacanza in sicurezza.